Buongiorno, adesso presentiamo il Metatron Hospital, che è il gold standard delle apparecchiature quantistiche. Ecco, guardi signora, metta su queste cuffie, sulle tempie, questo cosettino lo tira giù, un po' più indietro queste qua. Ecco, adesso io non vi faccio vedere a chi facciamo l'esame, è una nostra conoscente che si è prestata a fare una prova. Allora, ecco qua, noi possiamo adesso fare una ricerca anche con, diciamo, una metodica alternativa che va a vedere anche i chakra e i punti di agopuntura, per cui possiamo fare una scansione molto veloce su questa parte qua. Quindi, adesso vedremo come funziona questa apparecchiatura. Ecco, adesso sta scansionando i chakra e qua bisogna sempre tenere a mente di tutto. Ecco, questi chakra sono quasi tutti alterati. L'unico chakra che è quello in alto giallo è l'unico che è non alterato, gli altri sono tutti energeticamente alterati. E perché noi dobbiamo sempre ricordarci di vedere in questa videata questi pallini qua, colorati, che abbiamo l'uno che è questo che evidenzio adesso che è bianco, il due che è giallo. L'uno è carenza di energia, il giallo è invece, diciamo, la situazione ottimale. Il 3, che è arancione, rientra abbastanza col 2 in situazioni ottimali. Il 4, il 5 e il 6 sono processi infiammatori. Mentre invece, quando troviamo i colori di sotto, dall'1 al 6 però di questa banda sotto, per cui l'azzurrino, il 2 azzurro più intenso fino al violetto scuro che c'è qua, bordato di giallo, sono patologie che sono già degenerate. Questi sono i punti invece che vediamo sull'orecchio, i punti dell'auricoloterapia. Adesso normalmente non usiamo queste schermate qua, uso queste schermate qua solo per correggere i chakra. Adesso vediamo come si fa, perché andiamo a dargli una frequenza di correzione che ci permette di, con i chakra bilanciati giusti, è possibile condurre anche l'esame in maniera più corretta. Per cui noi abbiamo finito la nostra scansione, abbiamo i chakra e noi possiamo a questo punto inviare le frequenze di correzione che la macchina chiama metaterapia, che è quella che è. E noi vediamo come questi colori cambiano e se cambiano, cambiano diventando, diciamo, sempre più tendenti al colore 2 o al colore 3. Per
per cui siamo riusciti a fare delle correzioni, non tutti i chakra li abbiamo corretti, ma sicuramente li abbiamo migliorati. Qua possiamo sapere che miglioramento abbiamo avuto, del 47%, per cui insomma un certo miglioramento siamo riusciti a ottenerlo. Adesso facciamo il test vero e proprio, che è il test con la scansione normale di tutti gli organi. A questo punto ci è possibile scegliere ecco, qua è già iniziato a fare la scansione. Anche qua vengono riproposti sempre questi disegnetti, questi pallini colorati che subito ci evidenziano le zone dove ci possono essere degli squilibri energetici. Ecco qua ne troviamo per esempio uno in questa zona, nell'occhio di destra ne abbiamo visto un altro. Questo per esempio è il sistema muscolare, per cui in questo momento sta testando tutti i muscoli. Allora, bisogna ricordarsi che questo è possibile farlo perché la macchina, l'apparecchiatura, ha in memoria le frequenze vibrazionali di qualsiasi organo, di qualsiasi tessuto, sia in condizioni energeticamente ottimali, sia in condizioni patologiche. Questo è lo scheletro, per cui il tessuto osseo. Come vediamo, ecco, c'è un pallino marrone là sotto, sulla colonna, probabilmente sta a significare che c'è l'emergenza in quella zona, uno schiacciamento di vertebre, probabilmente, ecco questo qua, e dopo andremo a vedere, ci sarà più facile andare a vedere e capire cosa c'è. Questa è una scansione che fa su tutti gli organi. C'è sopra di qualcosa che ho intravisto, poi andremo meglio a capire. Questo è il sistema linfatico. Allora, notiamo come prima cosa la presenza, io sono solito dire, di molto rosso, arancione rosso, cioè tessuti infiammati, con basso grado di infiammazione, però molto diffuso, per cui una diffusione di infiammazione così sistemica può starci anche con un substrato dei nostri tessuti molto acido, per cui probabilmente se andassimo a testare l'acidosi tessutale troveremmo che ci sono i tessuti, in questo caso, tendenti a un pH acido. Questo è tutto il sistema nervoso con tutti i vari nervi. Ecco, vediamo qua riportato un pallino su quell'emergenza nervosa lì. E quindi questo sta a significare che probabilmente lì c'è una compressione, una radicolopatia di quella parte lì che porterà probabilmente anche eventuali problematiche all'arto interessato. Non ho fatto tempo a vedere qual è, perché però dopo possiamo vederlo. Ecco, l'occhio di destra ci fa vedere che c'è qualche problematica, può essere anche semplicemente un principio di presbiopia, perché quello che questa macchina fa, vede quando c'è qualche problema che è ancora non perfettamente, diciamo, evidenziato a livello clinico, ma a livello energetico ci fa capire che presto si verificherà poi la parte veramente clinica. Questo è il cuore.
con tutti i suoi vasi. Adesso ci farà vedere il cuore, però spaccato, cioè vedremo l'interno. Ecco, in questo caso ci fa vedere una scansione all'interno. Naturalmente poi è possibile andare a cercare qualsiasi zona, ritestarla, andare dentro nei tessuti fino alla cellula, gli organelli cellulari, i mitocondri, il DNA, i cromosomi, si può andare a vedere tutto. Adesso io voglio solo fare una scansione veloce per di presentazione rapida. Queste sono le coronarie. Questo è il fascio di His, che è l'innervazione del nostro cuore. Il nostro cuore ha un'innervazione autonoma, che è quello che mantiene il battito cardiaco, che tante volte ci sono molti problemi, in questo caso qua, le estrasistole, le tachicardie, le asistolie, problemi di avere delle frequenze molto basse, che a volte condizionano anche poi i pazienti a dover mettere pacemaker, defibrillatori, e tutto da ricondursi a questa innervazione dedicata all'organo cuore. Lo stomaco con il duodeno nel suo interno. Fegato, l'albero biliare con i vasi biliari, la colecisti. Ecco, nella colecisti vediamo che ci sono i quadrettini che marroni. Questo può significare o bile densa o tendenza a una calcolosi, che può essere più o meno già evidente o non evidente. Dopo comunque si può andare a vedere. Di tutto quello che noi abbiamo visto, dopo c'è la possibilità di andare a scansionare. Questi sono i reni. Vescica con l'utero, gli annessi, questo è l'occhio, il destro. Le orecchie con tutti i loro apparati. Qua vediamo bene il condotto uditivo esterno, gli ossicini, la coclea, il labirinto, il nervo acustico. Queste sono tutte tavole anatomiche, però in ogni tavola anatomica di queste vengono evidenziate tutte le varie aree dove ci possono essere queste problematiche. Questo è l'ipotalamo con i nuclei ipotalamici. Ok, la ricerca è finita, abbiamo fatto una ricerca, non ho fatto tempo a dirlo prima, una ricerca express, veloce,
E qua ci ripropone le zone alterate. Vedete che queste sono cerchiate di marrone. Man mano che scendiamo ci sono meno alterazioni. Noi avevamo visto su questa che c'era un'alterazione a questo livello, per cui, e questo è il disco intervertebrale della quinta vertebra lombare, per cui noi possiamo aprire anche questa zona, andare nei tessuti di questa zona. Questa è la cartilagine intervertebrale, e a questo punto possiamo domandare alla macchina cosa c'è qua. Ecco, qua ci dà osteocondrosi intervertebrale. Vuol dire che questo disco intervertebrale è affetto da osteocondrosi. Il valore, vedete questo valore 0017, vuol dire che la risposta del segnale da 0040 a 000 vuol dire che la risposta è quasi pressoché perfetta e quindi è una diagnosi proprio che non ha errori, e infatti qua ci dà anche infiammazione del tronco del nervo. Qua possiamo vedere anche la biochimica in questa zona qua, per cui qua possiamo vedere, per esempio, una cosa interessante, l'head and blood. E qua troviamo che c'è del piombo in giro. Il piombo, come sappiamo, è un metallo pesante, è un metallo tossico, per cui non dovremmo mai trovarlo. Qua possiamo poi ricercare i batteri, anche se in questa zona, francamente, cercare un battere non ci dice niente. E possiamo cercare i virus, per esempio. E anche qua sono valori lontani, per cui non ci interessano più di tanto. Anche perché non è zona di dove andare a cercare queste cose qua. Però noi possiamo trattare questa cartilagine, per cui volendo noi possiamo andare a dire, mandare un messaggio di frequenze dando la frequenza corretta di questa cartilagine che in questo momento è alterata. Per cui è possibile dare la metaterapia, che è la frequenza che usa la macchina di correzione per correggere quello che di alterato trova. Con questo non vuol dire che noi diamo questa frequenza e la cartilagine prima è alterata e dopo non è più alterata. Noi diamo un input che poi spetta al nostro corpo cercare di correggere, ma non è una cosa che si può correggere immediatamente, è un'informazione elettromagnetica che gli diciamo: guarda, cerca di portarti come noi ti abbiamo mandato la frequenza. E adesso possiamo andare a cercare la radice nervosa. Ecco, siamo sempre qua. Questa è il plesso sacrale, è probabilmente una delle radici nervose compresse da quel problema di cartilagine. Anche questa è alterata, però questa è sicuramente più alterata. Questo è il tronco nervoso. Qua vediamo comparire dei pallini bianchi, vuol dire che energeticamente parlando in queste zone i tessuti non funzionano a dovere perché sono senza energia. Questo
Questo per esempio è un capillare. Possiamo vedere in questo capillare se andiamo giù ancora dovremmo trovare, no, questo ho preso l'endotelio, no. Questo è il sangue che sta scorrendo dentro questo capillare. Qua ci sono i globuli rossi, dove possiamo anche qua andare a vedere cosa c'è e cosa non c'è. Possiamo andare, per esempio, questo è un globulo rosso, potremmo andare a vedere anche nel globulo rosso cosa c'è, fino ai legami molecolari del trasporto dell'emoglobina. Adesso lo faccio vedere solo rapidamente un attimo per capire, questo ha l'emoglobina. Questo è il... sono la struttura molecolare dell'emoglobina. Non sto qua a spiegarla perché qua si trovano tanti legami bianchi che probabilmente non trasportano bene l'ossigeno perché ci sono questi legami molto bianchi che sono a carenza di energia. Però se ci fermiamo qua. Per cui, visto che qua abbiamo trovato questi diversi problemi, possiamo anche qua dargli la terapia di default della macchina, se vogliamo, oppure possiamo andare a cercare e vedere, per esempio, come con la fitoterapia cosa potremmo avere. La macchina ci propone il Crocus, per esempio, che ha una buonissima risonanza. E noi possiamo trattare questa zona mandando la frequenza del Crocus e vediamo cosa. Crocus è questo, che in questo caso sta funzionando bene, per cui adesso vediamo principalmente questo come ce lo cambia. Ecco, ce l'ha cambiato, non l'ha corretto completamente, però correzione del 22%. Questi sono colori già arancioni, per cui meno problematici. Possiamo dare un'occhiata all'intestino. Vediamo che comunque è naturalmente tutto tridimensionale, per cui potremmo andare anche ad aprire questi tessuti e vedere dentro cosa c'è. Facciamo un esempio. Ecco, questo è l'interno dell'intestino tagliato. Questo è il sistema linfatico, vediamo che grosse problematiche non ce ne sono, diciamo che nel caso di questa paziente i problemi più grossi sono quella compressione che abbiamo trovato nel quinto disco intervertebrale lombare. Ecco, una cosa che è possibile fare anche
Adesso noi abbiamo fatto una scansione molto veloce, per cui non ha passato tutto, però noi possiamo anche andare a scegliere un tessuto e vedere di trattarlo, cercare proprio quel tipo di tessuto. Per cui, per esempio, potremmo andare a cercare la tiroide e quindi noi potremmo dire adesso voglio andare a vedere esattamente nella tiroide cosa c'è, per cui scansioniamo, non l'ha presa, possiamo anche staccarlo, tanto spegnilo pure, guarda. Adesso continuo a vederti qua, ma non faccio più perché qua sei impallinato probabilmente. Allora, il mal di schiena ce l'hai proprio Sì, perché c'è. mi sono bloccata, ci sono rimasta bloccata 2 giorni, venerdì, Vedi? sabato, domenica. Questo qua, io adesso sono andato a trattartelo, eh. Questo, vedi qua la tiroide che è venuta fuori. Che peccato che non me la faceva vedere prima. Comunque. Sì, la schiena sì, infatti. Adesso ti vado a fare un trattamento lì sulla schiena proprio. Quella è la colonna lombare. Adesso vediamo in specifico la colonna lombare. Adesso non te lo evidenzia come prima. Comunque lo trattiamo. Riga rossa, riga blu stanno per... Queste la, Sì. stanno per la. Adesso un secondo, aspetta Adesso vai, che. vai. La riga rossa, questa qua che vedi, Sì. è la mandata e il ritorno del segnale, Ah, ok. che quando è molto discordante, puoi andarlo a evidenziare qua sotto in che zona ti rimanda. Però è un casino che non vado mai a vedere perché di fatto non ti serve più di Sì, tanto. non ho, era una domanda di curiosità, vedevo qui nel grafico Sì, passare perché il queste... grafico può essere alterato, per cui. Questa è l'altra parte, sempre della colonna lombare. Che vedi? Di là ti metteva. Eccola qua, eccola lì. Vedi? Adesso possiamo andare alla megaterapia. Poi si può usare anche i cristalli o cose del genere.
E tu dovresti sentirlo poi il miglioramento, eh? Dovrei sentirlo in breve tempo. Sì, abbastanza in breve tempo. Parlavi di Crocus, è una terapia omeopatica? È una frequenza. Ah no, è una frequenza. Sì, la frequenza è Crocus. Che tu se prendessi il Crocus andrebbe anche bene. Crocus intendiamo lo zafferano? No, il Crocus, ti hanno fatto vedere l'immagine prima, adesso te la vado a riprendere. Sì, che è quella del crocco da zafferano. Sì. Quello... Fa lo zafferano? Eh sì, Crocus qua. Non la sapevo. Vedi, guarda. Adesso andiamo a prendere. Noi se lo trattiamo con col Crocus, è questo qua. Ti fa vedere, vedi, è questo qua. Esatto. E già, c'è i pistilli dello zafferano, sì. Guarda lì. Il Crocus da zafferano. Sì. Pensa a te. Vedi come te lo correggio, funziona benissimo questo qua. Sui te e il crocus dello zafferano è perfetto. Pensa a te. Infatti ti dà una correzione 73%. Wow! Sì. Puoi dargli anche la frequenza del cristallo, il corallo in questo caso. Adesso lui, siccome ti ha già corretto un sacco, e questo, tutto quello che fa in più, per cui non vedi tante correzioni, perché tutto quello che fa in più. Certo. Ma la zona dove dicevi che non c'era energia, non c'era... E quando non c'è energia, tu hai il piombo in giro, per cui il piombo può soffocare le catene enzimatiche. E il piombo... Bisogna farti un altro esame, adesso non ce l'ho qua. No, te lo facevo un altro esame con un altro apparecchio che vede bene i metalli pesanti e se tu c'hai il piombo dovresti fare la chelazione ionica. Che sarebbe? Mettere i piedi a bagno con l'elettrodo. Ah sì! Sì, ce l'abbiamo sopra di là. Ah, ce l'hai? Sì, sì, ce l'ho. Io andavo a farlo dalla vina. Ce l'ho. Se no addirittura... Oh, mi veniva fuori del... Nero, sì, ma sì. Nero pesante. Ce l'ho di là. Ma non lo sapevo. Devo cambiargli la batteria perché è andata. Non mi faceva stare più bene quando lo facevo. Perché sei pieno di piombo te. E perché sono pieno di piombo? Perché noi lo assumiamo, lo becchiamo da tutte le parti. Poi tu sei lì sulla strada, perché lì sulla strada lì c'è il piombo dalle macchine e lo prendi. Basta vedere la targa che è fuori a 15 giorni come è sconciata. Sì, no, è vero. Quindi, allora, la tabacchina. Questa qua, sì. Non dirlo, un giorno la Carla me la manda a fare un attack perché aveva delle parestesie sul viso. Sì, me l'aveva detto. Gli faccio l'attack e ho detto, guarda, c'è niente. Poi quando ci sono quei personaggi lì così, con queste cose, gli ho detto, guarda, metalli pesanti, acidosi, stress ossidativo, cariche batteriche di basso livello o di virus di basso livello possono creare questi problemi. Questo, ma sì, no, non so. No, dico, guardi, li creano proprio, per cui se vuole le testo i metalli pesanti. Gli faccio il codice di metalli pesanti, vitamine e cose del genere, viene fuori che era piena di piombo a fondo scala. Viene fuori le vitamine che non so cosa che aveva, metalli anche lì, acidosi. La manetta. Sì, e questa che mi fa, no, io non posso avere il piombo, come faccio io a prendere il piombo? E sai, quando vedi uno poi così, sì, che ti tratta come, sì, che merda è questo qua che mi dice... Che no, invece di dire, ma dove posso? E io poi ripensa, e non ti metti, ho detto, ma scusi. Io non so, ma secondo me tutti i giornali c'è dentro l'inchiostro, c'è dentro il piombo, mi scusi. Cioè, lei provi a controllare perché per me lei se lo prende proprio da lì. E questa, ma no, è la macchina che cicca, ma che cosa vuoi che cicca la macchina? Cioè, tu sei proprio... Mettesse mai, vabbè. Cioè, cosa vuoi? A me cosa ne frega di dirti no, sì. Niente, sei venuto, ti ho fatto l'attacco, non c'è niente... E dal punto di vista odontoiatrico tu hai il problema, io ti dico cosa puoi avere.
Se ti va bene, ti va bene. Se non ti va bene, arrangiati un e po'. Certo, cioè, non è... tua. E questa è aveva il piombo a fondo scala. Per cui sono tante le maniere di prendersi il piombo. Sì, il giornale è vero, l'inchiostro, i quotidiani, tanto è vero che avevano anche le dita nere. Le dita nere. Lo tolgo o lo... Togli pure, sì, okay. Sì. Questa... La Monica non fa testo. Questa fetenzia di soggetto lì è... No, non è una bella persona, sotto un aspetto proprio... Cioè, io proprio ero rimasto lì un po' sconcertato perché ho detto, guarda... Stai nel tuo brodo, vuoi dai tuoi professori, io non voglio... No, ma è deficiente. È proprio il vuoto. È solo esteriorità, adesso anche in fase di decadenza. Ma neanche esteriorità, però, perché tutto fumo e niente arrosto. L'anno scorso mi ha fatto arrabbiare, mi ha fatto star male perché mi dice oh, Anna, sai che è morto il Giuseppe, un signore che abitava qui in Verona, che vedevo spesso, però aveva un cancro al pancreas. Ma un signore comunque sempre molto, sai, buongiorno Giuseppe, oh, buongiorno, sempre molto positivo. Ho detto, cavolo, dico, mi dispiace, dico, un uomo sempre comunque positivo, non di quelli che, insomma... Eh sì, poverino qui, poverino là, ho detto, guarda, mi spiace proprio tanto, una bella persona. Anna, ma si può lì con la gente dire, tu non hai combattuto il tuo cancro come lui ha fatto con il suo? C'erano dentro tre donne, di cui una è la regina che abita qua, l'ha guardata, mi ha guardato, io mi sono... Sai? Ma che deficientella. Ma si può dire una cosa del genere? Ho detto, Monica, guarda che non è una gara, Non è una gara. Non è che uno combatte più, combatte meno, ma sono cose da dire. Deficiente. No, ma era per dire che lui è sempre stato... Ma che ne sono cose da dire? Ma no, ma è deficiente. Deficiente, guarda.